Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale, Veloscetto TV. Oggi siamo con l'undicesimo episodio di Uncharted, l'eredità perduta. Dopo la bella passeggiata con gli elefanti e il rifornimento di armi, andiamo alla ricerca di Asav. Siamo all'interno della cittadina. E dobbiamo andare al centro città, direi. Ah, facciamo una foto. Un albero particolare quello di fronte a noi. Ok, proseguiamo. Ragazzi, come al solito vi invito a lasciare un bel like, a iscrivervi attivando la campanella per restare sempre aggiornati con il canale. Ah, da qui si vede il posto dove ci sono gli elefanti, dove eravamo prima. Ah, un altro tesoro, sono due in pochi metri. Ora devo cercare di capire. No, cavolo, dovevamo andare lì. Niente, devo rifare il giro. Rifacciamo il giro, va. Non dovevo scendere qui, comunque. Andiamo di qua. C'è un po' di eco. Ma che fa? Non mi entrava. Non mi entrava nella galleria. Ok, usiamo la corda e ci dondoliamo in modo di arrivare proprio qui. Ce l'abbiamo fatta, anche per un pelo direi. Sto quasi cadendo. Ok, dobbiamo ancora salire. Ah, bel modo di passare da un posto all'altro. Ok, siamo dove c'era l'albero. Proseguiamo di qua. Per un pelo, di nuovo. Sto prendendo molti rischi. Guarda, in cima alle scale. C'è una luce nell'acqua. Una cascata, dietro la cascata si nasconde una bella città. L'eredità perduta, capitolo 7. Ciao, Belur. Siamo a Bellur. Non capita tutti i giorni di trovare una città nascosta che nessun altro vede da secoli. Nessuno tranne Asav. Nessuno tranne Asav. E i suoi uomini. E i suoi uomini. Qualche altro? Rovinato la poesia del momento. Lo sai, vero? Sono pronta. E come entriamo? Non lo so. Ci sono degli edifici sul crinale. La Io foto dico non di mancava. salire. Si doveva fare la foto. Ok, ora vediamo come arrivarci. Ho detto stiamo cadendo. No, ribelli. Due con il mirino laser. Il consulente di Asav ci fa girare come idiota. Il capo non è stupido. Se l'americano ci sta mettendo, non pagherà caro. È un insulto. Porca miseria, ci hanno beccato. No, forse no. Non c'è un modo per sparare, vediamo se da qui li posso. Ah, mi ha bloccato. Nadine mi ha bloccato. No. Ok, ce l'abbiamo fatta. Volevo fare proprio questo. Ma porca miseria. Ecco, risaliamo.
Facciamo così, va, facciamo prima. Fuori uno, fuori due, fuori tre e fuori quattro. Oh, abbiamo fatto prima, molto prima, meglio così, va. A volte bisogna fare così, niente soppiatto, di nascosto, due colpi di precisione e si va. Si tiene sempre l'attrezzatura migliore. Si crepa e... Ok, in questo caso a lui l'abbiamo fatto fuori, questi due si allarmano, gli sparo e facciamo prima. Cioè, si è messa davanti. Ti giro intorno. Ma chi era l'altro che ci sparava? Non ho capito. Comunque. Ah, forse quello. Cavolo, ho finito le munizioni. Andiamo a prenderci un'altra pistola, va. Questa qui. Non puoi fuggire! Fatela spesa! Grazie. Non ce n'è più? Ah, eccolo. Perfetto, ucciso. Preso, ce ne sono altri. Ce ne sono altri? E dove sono? Questa mi piace di più. E dove sono che dice che ce n'erano altri? Io non vedo nessuno. Ah, eccolo. Non ci ha visto per pochissimo. E lì ce ne... Ah, tutti ora stanno arrivando. Ok, questo l'abbiamo buttato giù. Un LG China Lake. Molto potente sembra. Fortissimo questo. C'è uno col mitragliatore pure. Quest'arma fa proprio al caso nostro. Mi è arrivato un altro. L'arma giusta al momento giusto, ragazzi. Che culo. Un colpo alla testa ed è morto. Perfetto. Cioè, questa zona l'abbiamo fatta in una maniera incredibile. Alla perfezione, veramente. Ok, cerchiamo una via d'uscita. Eccolo qui il mitragliatore che cercavano di usare contro di me. Però io non gli ho dato neanche un attimo di tregua. L'avrei voluto provare, vabbè, comunque non posso tenermi quest'arma. Riprendiamoci quella che piace a me. Dov'è? No, vabbè, è partito l'apertura della porta. Ah, ma già ce l'ho l'arma. Meglio così, va. Abbiamo sta porta. Vediamo dove porta. Esatto, quello che mi domando anche io. Vediamo dove andiamo. Deve esserci un modo per entrare nella città. Allora, praticamente siamo dove c'è il cecchino.
Wow! Lainato! Azav non trovava l'ingresso, così ne ha creato uno nuovo. Credevo che Azav rispettasse questo posto. Azav rispetta solo se stesso. A quanto pare ha ragione Nadim. Rispetta solo se stesso, Azav. Non credevo esistesse una città più spettacolare di Alebidu. Già, è un peccato che Belur sia nascosta agli occhi del mondo. Ora sappiamo perché. Lì c'è un tesoro, vabbè, ma non mi interessa. Vediamo di proseguire la scalata, perché l'esplosione è stata in alto, quindi dobbiamo salire. Quello è un altro dio. Immagino sia solo un re Oisel. Quanti furono nell'antico impero? 11. La dinastia ebbe fine con il giovane re. Beh, il suo piano ebbe successo. Salvò la città dai persiani. Lì è dove c'è il tesoro, ma sinceramente non mi va di prenderlo. Cerchiamo di proseguire. Perfetto, è fatta. Su, andiamo. Ah, questo gioco sto vedendo che è molto bagnato, nel senso che c'è acqua dappertutto, cascate, discese e acqua dappertutto. Questi scorci sono sempre più spettacolari. E se avessi dubbi sul fatto di trovarti a Belur, ecco qui Shiva e Nandi, e scommetto che quello è Ganesh prima che gli appioppassero la testa da elefante. Potrebbe anche essere Kartikeya, il primogenito di Shiva. È il dio indù della guerra. Pare abbiano scelto strade diverse. Cercano di rallentarci. Yeah. Questa è l'esplosione che abbiamo sentito prima. Qui c'è un tesoro, ce lo prendiamo. Vediamo come continuare noi. Forse da qui, vediamo. Sì, di qui. Qui dentro, Nadine. Da vomito. Muoviti, raggiungiamo gli altri. Ospiti, li vedo. Okay. Altri ospiti, come ha detto lei. Io non li ho visti. Cosa cavolo? Ci hanno bloccate di nuovo. È una grande città. Deve esserci un'altra strada. Che pozzo è? Un bagno? O un pozzo, o forse entrambi. Ok, ci hanno bloccato di nuovo. A quanto pare dobbiamo prendere da qua. E noi prendiamo da qua. Eccoci qua. Dove siamo? Su. Guarda, siamo in una specie di cenotafio. Ah, un'altra foto. Oh, guarda, la regina e le sue ancelle. Forse erano i bagni reali. Statue di donne, per una volta. Le donne avevano un ruolo importante nella società Oisala, soprattutto le regine. Non mi sorprende, con il re e gli altri uomini sempre in guerra a combattere. Si dedicavano anche alle belle arti, poesia, musica, cose così. Belur era la loro città, in effetti. Che diavolo è questo posto? Che cos'è? Antichi scritti in Kannada. Sembrano strofe. Potrebbero essere poesie. È una biblioteca.
Pare di sì. Stavo per dirlo io, sembra una biblioteca. Sembra un tamburo. Sì, è un tamburo. Tenevano roba di ogni genere qui. Un tamburo. Noi che dobbiamo fare qui? Fraser, vieni. Vengo. Wow. Guarda qui. Incredibile. È senza dubbio un altare. Sembra che i re avessero a cuore la loro gente. Non stavano solo proteggendo la Zanna. Gli storici l'hanno sempre considerata un simbolo di potere e dominio, ma credo che si sbagliassero. Era un simbolo del loro popolo, della loro cultura. Era un simbolo degli Oisala. E questi cosa sono? È quello che ha lei. Infatti. Mio padre è stato qui. Qualcosa di grosso davvero. Perché quell'idiota non me l'ha detto? L'hai detto anche tu. Voleva tenerti al sicuro. Non posso lasciare che Asav trovi quella Zanna. No. Non possiamo. Grazie. Ringraziami una volta uscite vive. Hai ragione. Non scordare Ganesh. Oh. Fortuna che ce l'ho. Ok ragazzi, diciamo colpo di scena per quanto riguarda la storia di Glo e suo padre. Suo padre è stato qui e forse di qua. Per poco non ha trovato lui la Zanna di Ganesh. Non sappiamo molto su suo padre, ma sappiamo che non c'è più. Magnifico. E che è arrivato fino a qui. Tutto questo splendore è lontano dagli occhi del mondo. Ma come arriviamo laggiù? Ragazzi, siamo quasi alla fine di questo episodio. È abbastanza profonda. E diciamo che c'è stato un bel punto della storia delle nostre protagoniste, soprattutto di Glo, che a questo punto non è solo una questione di soldi o di quant'altro, ma anche una questione di famiglia, è una questione di suo padre, e credo che in onore di suo padre vorrebbe prendere questa Zanna di Ganesh. Nel frattempo qui il tragitto è chiuso e con un po' di collaborazione stiamo riuscendo a passare, e quindi a questo punto ok. Il nostro obiettivo ha molto più significato rispetto all'inizio della nostra avventura. Il nostro obiettivo, la Zanna di Ganesh, la dobbiamo prendere a tutti i costi a questo punto. Possiamo rientrare da lì. Ricevuto.
E allora ragazzi, datemi un parere voi su tutto questo, sulla nuova storia del padre di Chloe, su qualsiasi cosa anche vi viene in testa, su come sto giocando, sulla qualità del video, dell'audio, tutto quello che vi passa per la testa. Non vi preoccupate, io accetto di tutto e vi risponderò. Spero che sarete partecipe della mia avventura e quindi lasciate un bel like. Ehi, tutto bene? Scusa, devo solo concentrarmi di nuovo e... Ehi! Nadine Ross! Ma dai, ci ha buttato! Oddio! Ma che diavolo! Comunque ragazzi, lasciate un bel like. Sei di nuovo concentrata? Ah, idiota! E iscrivetevi attivando la campanella per restare sempre aggiornati con il canale. E noi ci vediamo nel prossimo episodio. Chissà cosa ci aspetta barcata quella porta. Un saluto da Velocetto TV. Ciao, ciao a tutti, ciao!